All'interno del Palazzetto dello Sport a San Lazzaro di Fano torna il 3 gennaio la 10ª edizione del quadrangolare benefico Volley della Befana a partire dalle ore 20:30. L'evento è organizzato dall'associazione Noi di Sant'Orso insieme ad Avis, Proloco e patrocinio del Comune di Fano. Che spettacolo! Una serata con ospiti d'eccezione, divertimento per famiglie e le immancabili calze con dolcetti e cioccolate per i più piccoli insieme alle Befane del Vespa Club. Subito dopo le presentazioni si fronteggeranno, come da tradizione, la squadra dei parroci e dei viceparroci delle parrocchie della diocesi, quella dei politici fanesi, i giornalisti e media partner, per concludere con la compagine dei maestri e maestre della scuola che scenderanno in campo insieme all'Avis Fano. Le partite sono le classiche 4, ma saranno più corte, più breve, proprio per cercare di non annoiare troppo il pubblico, perché poi le capacità sportive non sono il massimo, ma allora arriveremo a 15 piuttosto che a 25. La novità di quest'anno, che ringrazio pubblicamente perché veramente è stato un bel gesto, è la disponibilità presenziale di due ospiti. Avremo l'allenatore della nazionale femminile di volley Mazzanti e con la moglie Serena Ortolani, veramente due grandi personaggi dal cuore d'oro che vengono veramente molto molto volentieri, questo è davvero da sottolineare. Nel dettaglio come sarà strutturata la serata? Non ci sarà modo di annoiarsi sicuramente, direi che ci sarà proprio un po' da fare per tutti, per tutte le fasce d'età. Abbiamo animazione per i bambini, poi per sempre per i bambini non mancheranno le calze della Befana, date gratuitamente. E poi oltre a questo, grazie all'associazione Fanno Cuore, la possibilità di su manichino provare il massaggio cardiaco, sapere come funziona e vedere il defibrillatore automatico. Tutto questo, ci sarà la possibilità anche di assistere a uno spettacolo dell'Accademia dello Spettacolo, perciò tutto concentrato e senza mai un minuto di noia. Chi viene può semplicemente, presenziando e approfittando della possibilità di fare una semplice offerta, visto che non c'è un biglietto a pagamento, assistere a un paio d'ore di divertimento. L'incasso della serata sarà interamente devoluto alla Fondazione Gio per il progetto Open House a Rosciano di Fano, che ha l'intento di migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità, con particolare attenzione alla ricerca di percorsi di inserimento sociale e lavorativo. Non vedo perché non venire, perché poi è il primo evento dell'anno, per far del bene, rilassarsi, divertirsi, godere di tante presenze e non far altro che far vedere i propri bambini che, uniti, facendo del bene, fa star bene a tutti.